Eccoci, 6 novembre 2019, professore. Siamo davanti alla casa di Quarnieto dove è successa la tragedia, dove i tre vigili del fuoco di Alessandria sono stati travolti e uccisi. Qui abbiamo macerie impressionanti, si possono vedere. L'edificio sottoposto a sequestro giudiziario, c'è un'aria di tragedia, di silenzio che dice più di tante parole. Probabilmente la deflagrazione è stata immane e i poveri ragazzi non hanno avuto scampo. Guardiamo anche questa costruzione in cemento, mattoni, anche mattoni pieni, è crollata completamente. Ieri c'è stata una bellissima cerimonia della popolazione alessandrina che ha pianto e si è stretto intorno ai pompieri, alla caserma. Si piange ancora in questo luogo, ormai presidiato. Anche un secondo fabbricato attaccato al primo è crollato. Lì abbiamo ancora i mezzi dei pompieri, guarda, sono lì. Probabilmente si staranno svolgendo le inchieste di carattere giudiziario. A questo punto il tempo piange con noi. Siamo contornati dai giornalisti, giornalisti delle reti nazionali che probabilmente faranno i loro servizi per le reti nazionali. Noi siamo qua, siamo venuti a testimoniare la vicinanza dei poveri ragazzi che hanno lasciato la vita. Va bene. A questo punto una preghiera e un minuto di raccoglimento. Arrivederci.